non siamo mai riusciti a dare l'addio a Maria Callas. Sono passati 20 anni ed è sempre come se ci aspettassimo che da un momento all'altro potesse ancora scendere da un aereo o da qualcuno di quei paesi dove era, che non ci appartenevano, e rivedere lei, la sua mitica presenza, i suoi passi, la sua silhouette. Le sue mani. I suoi occhi. Quel suo modo di ridere. Quel suo modo di guardare interrogando, quell'improvviso suo svelarsi, in difesa, quel modo di aver paura. La sua presenza, quell'immagine che rendeva importanti e in qualche modo favolose anche le cose inconcepibili, strane della sua esistenza quotidiana. E più care le cose piccole e normali. E l'immagine in teatro, quelle sue entrate in scena perentorie, indimenticabili. Amelia nel ballo in maschera, improvvisa sulla porticina dell'antro di Ulrica. Thank you.
di Macbeth, come posseduta dallo sguardo deciso, fisso a un'idea assillante. Il trono, la forza. La furia di Floria Tosca. Anche noi studiosi non sappiamo rassegnarci all'idea che la stessa immagine di Maria Callas, questa donna simile a nessun'altra, sia così poco documentata. Anche noi continuiamo ad aspettare, non che torni lei purtroppo, ma che saltino fuori documenti, filmati, registrazioni televisive, ma purtroppo il materiale è quasi inesistente. Un po' era lei stessa che non voleva avere registrazioni televisive. Un po' non si mise d'accordo per i diritti, un po' era il pudore dell'artista che sapeva che la vita del teatro non è documentata da nulla se non dalla memoria. E così ci troviamo con una serie di documenti televisivi che riguardano solo di fatto gli ultimi concerti, quelli in cui Maria Callas canta dei brani d'opera e in qualche modo li recita anche, nel senso che li vive fisicamente, ma la sua recitazione non è quella del teatro, è piuttosto quella di una persona che da lontano ripensa, rimedita, rievoca un'epoca, un momento perso laggiù. Se noi vogliamo entrare idealmente in teatro, guardare e ascoltare Maria Callas in palcoscenico mentre recita, quali documenti televisivi abbiamo? È proprio quasi nulla. Delle versioni del secondo atto di Tosca e dei frammenti estremamente frazionati, irregolari, tratti da documentari e da telegiornali e da piccoli contributi di operatori dilettanti con la cinepresa. Anche la storia di questi frammenti è però un documento, una specie di sintesi a sussulti e balzelloni e soprassalti di una norma di Parigi, arriva e gira, passata di copia in copia, di mano in mano, e sembra portare il peso della storia come una di quelle reliquie consunte per troppo amore, logore perché troppo accarezzate, ma dal magma confuso sembra uscire come il barbaglio di una dea di fuoco. Thank you.
Insomma, è un mondo perduto. Per recuperarlo un po' bisogna lavorare di memoria o di fantasia. Per capire bisogna entrare nella ricerca e collaborare, anche sapendo che sarà come guardare ai grandi palcoscenici dei teatri d'opera, attraverso le proporzioni, come dire, di un piccolo modellino di teatro. Noi vi presentiamo 5 percorsi, 5 aperture di sipario, in modo diverso. Anna Bolena di Donizetti, 1957. Attraverso le fotografie di Erio Piccagliani, archivio fotografico Scala. È il momento in cui la regina cede alla trappola di re Enrico VIII, che vuol perderla e la fa incontrare con l'innamorato d'un tempo per accusarla poi di infedeltà. Percy, l'innamorato, le bacia la mano. Pur in questo clima di intrigo si avverte una tenerezza irresistibile. Ecco la Callas Anna Bolena. Il gesto d'una mano sfiora l'altra, quasi ad accarezzare la lagrima che egli vi lasciò, e poi sale e la preme contro la guancia, quasi a proteggere un ricordo caro. Thank you.
Norma di Bellini, casta diva. Cerchiamo di misurare qui la distanza e la vicinanza tra il frammento della recitazione dal vivo dalla Scala, il concerto in cui molto tempo dopo Maria Callas cantava quest'aria e le immagini della recitazione perentoria in fotografia del momento teatrale. Assai, non fur le patrie serve, e i tempi avete dall'aquile latine, ormai di Brenno oziosa, non può starsi la spada. Hey.
la Traviata di Verdi, vista da lontano, più ancora dell'Oggione lontano, come mettendo l'occhio in qualche frammento alla telecamera di servizio. Immagini un po' confuse, un po' appannate. Laggiù Piccolini, Maria Callas, Alfredo Kraus e gli altri. Allora la nostalgia ci riporta irresistibile alla bidica Traviata della Scala, quella recuperabile soltanto in fotografie, ma con quali immagini e quali intensità. Basterebbe riguardare il secondo atto. La presenza lieve, solo apparentemente radiosa, di Violetta nel giardino di campagna dove i due amanti sono fuggiti e dove sta per decidersi il loro destino. La scena col padre d'Alfredo. È venuto inaspettatamente da lei per separare i due amanti, rompendo una situazione
inaccettabile ai pregiudizi sociali del suo ambiente. E così si snoda il duetto famoso. Ed ecco le argomentazioni dell'altra figlia condannata dall'onta familiare, la bellezza che sfiorirà, l'invito a immolarsi come angelo consolatore, tensione in avanti quasi a sfuggire, presagi del rosso del volto, delle mani ansiose di violetta, rispondono al primo avvolgimento, poi il dolore ferisce in profondo. Chiarezza dolorosa del suo destino. Staccata ormai sola a terra. La solitudine e il senso di ciò che la vita sarà. Una lettera ad Alfredo. La dolcezza ancora dell'amore su di lei e il dolore dell'addio che dentro di sé ha già dato. E Alfredo che rientra ignaro. Le parole smarrite di Violetta, le mani che tentano di ricomporre i segni esteriori dello sconvolgimento, ma gli occhi ormai sbarrati sull'irreparabile. Il volto, l'anima, tutto. Medea fu uno shock. In Maria Callas greca la pienezza del mito classico e la grandezza dell'opera. Incredibilmente di questa famosissima interpretazione non restano che spezzoni di pochi secondi, sparsi senza alcun rapporto con la vicenda e con il canto. Così abbiamo cercato di ricostruire l'ordine della recitazione e la sincronia con l'audio, inserendo i fulmini e i frammenti nella documentazione sonora e fotografica esistente. Dal buio del tempo ecco Medea, la maga barbara tradita da Giasone, che sposa la figlia del re di Corinto, greca. Esiliata dal re, cacciata dallo sposo, cerca di sfruttare almeno il permesso di vedere i figli avuti da Giasone. Ecco la stremata nell'avvilimento e agitata nella sua furia di sacra vendetta, fino ad invocare le Erinni per riuscire ad uccidere i figli in suprema punizione di Giasone e chiudersi nella sua alta solitudine.
altre soglie sta, l'aspetto suo è strano e misterioso. Ricopre la sua faccia un fitto velo, ma breve d'una labbro la parola. Il nome non so, aveva il braccio teso a minacciare. Signore, cameriera, lo dovremo al fin parlare. Si fu sto e qui che ho
che il giro tra noi. Quanto è falso lo zio, tu credi se dormi? Implacabile Deo, distruggi nel mio sé,
Maria Callas ha paura qualche volta? Più Maria Callas diventa quella povera Callas, più paura ha. E Medea? Beh, quello è un discorso un po' ambiguo. La Medea non deve aver paura, ma la Maria sì che ce n'ha. Allora, quando applaudono Maria sì, Callas, chiaro, come la Medea? La responsabilità della Callas è molto grande, ma la responsabilità della Medea è ancora più grande. E poi, insomma... Vuoi dirci perché non sempre accetta di essere intervistata? Ma... perché tante volte cosa vuol? Parlare di arte è difficile, parlare di altre cose io non sono capace, quindi vede che l'intervista in fondo non serve.